partiti, è iniziato in questo momento il match. Attenzione Vido per Fagioli che mette a lato clamorosamente. Buon aiuto, entra in area dopo una finta, buon aiuto il tiro, Iannarilli para. Pallone per Sernicola che va al cross, il colpo di testa a lato. Buon aiuto, va al cross, fuori misura, pallone svirgolato e c'è Sernicola che da buona posizione mette alto. Entra in area Falletti e c'è l'uscita di Sar. Fagioli per Zanimacchia e il gran gol! Il gran gol di Zanimacchia! 1-0 Cremo! Partiti, è iniziata in questo istante proprio la ripresa. Attenzione Proietti, dentro il tiro e il gol di Palumbo. Gol di Palumbo. Check in corso e attenzione, arbitro che va a rivedere al monitor l'azione, perché la Cremonese ha protestato molto su quel fallo di Proietti su Valzania. VAR e il gol è annullato. L'uscita di Sarra un po' spericolata, la porta è vuota, attenzione, e il salvataggio sulla linea di Sernicola. Gaetano, la parata e poi Di Carmine, il gol di Di Carmine. Falletti in verticale, in profondità per Mazzocchi entra in area, l'uscita di Sar, Mazzocchi che la mette a lato, incredibile errore di Mazzocchi la girata a lato. Palumbo danza sul pallone, va al cross, Sar con i pugni, il tiro ancora Sar. Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Grigio e Rosso. Gioisce la Cremonese che batte la Ternana e sale in alto al secondo posto in classifica. Di questo e di molto altro parleremo questa sera con i nostri ospiti, come sempre al mio fianco Anita Franzini. Buonasera Anita. Buonasera Mauro, buonasera a tutti. E poi è un onore questa sera avere come ospite il portiere della Cremonese e della nazionale italiana Under 21, Marco Carnesecchi. Buonasera Marco. Buonasera a tutti, buonasera. E come sempre in studio ospiti fissi, il giornalista del quotidiano La Provincia Giovanni Ratti. Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti. Il nostro Luciano Cesini, recordman di presenza in Grigio Rosso. Buonasera Luciano. Un saluto a tutti. E Simone Guarnaccia di Assist Perfetto, che contro la Ternana abbiamo visto girarsi in tribuna per assistere alla partita e portare anche bene. Assolutamente. Ciao Mauro, buonasera a tutti. E allora, prima di parlare della partita, doveroso un giro da Marco, andare subito da lui per chiedergli come stai Marco, come ti stai riprendendo e quanto dovremo aspettare prima di rivederti in campo. No, sto molto bene, sto in fase di recupero, sto recuperando molto bene, anche grazie a comunque un ottimo lavoro dei fisioterapisti della Cremonese, quindi speriamo che nell'ambito di 6-8-9 giorni di essere in campo con la squadra e tornare a divertirmi. Quanto è stato difficile e dura guardare la partita dalla tribuna questo sabato? Hai sofferto dagli spalti? Molto di più che essere in campo, è molto più sofferente essere sugli spalti. Addirittura. Che essere presente comunque in campo. Si soffre tanto? Molto, molto di più. In tribuna è veramente una sofferenza continua, nonostante la grande prestazione, però è una sofferenza continua. Allora, vado da Luciano, un commento su questa partita. Bene, molto bene il primo tempo. Poi nel secondo tempo è uscita fuori la Ternana, ma diciamo che i gol, tutti e due, soprattutto il secondo della Cremo, sono arrivati nel momento giusto. Sì, una partita che ci ha fatto fare un bel salto di qualità in classifica, difatti si dibatte nelle trasmissioni sportive dedicate alla Serie B, più che il Pisa, che ormai è un'abitudine, secondo posto della Cremonese.
Cremonese ha messo in campo tutto quello che c'era da mettere, mezz'ora o forse anche un po' di più di buon gioco, perché è partita bene, ha giocato bene e ha creato. E poi dopo ha messo in campo determinazione, voglia di lottare, voglia di soffrire, voglia di conservare il risultato. Una volta raggiunto il 2-0, la partita non dico che sia stata in discesa, però si è complicata meno, e quindi 3 punti meritati e giusti alla fine. Giovanni, qualche novità ce l'ha regalata anche Pecchia con la sua formazione 4-3-3 iniziale con Gaetano a centrocampo. Ti chiedo se ti è piaciuto in quel ruolo. E ha lasciato in panchina sia Di Carmine che Ciofani, ha fatto la punta centrale Vido, come l'hai visto? Sì, beh, Pecchia continua a sorprendere con i suoi esperimenti. Quest'ultimo forse non è stato il più brillante di tutta la serie, ecco. Cioè, Vido sappiamo che ha delle grandi qualità, forse non ha proprio il fisico della punta unica centrale, ecco, del centro boa. Ha lottato in mezzo a 2 marcantoni che non gli hanno fatto sconti, si è barcamenato con onore, e certo non era la sua, diciamo che ha avuto molto spirito di servizio, ecco, nel mettersi a disposizione della squadra. Evidentemente ci sono delle ragioni che noi magari non conosciamo per questa scelta. E dopo devo dire che Di Carmine finalmente si è sbloccato, e questo è un valore aggiunto di una partita che può avere una grande importanza nella stagione grigiorossa. Quanto a Gaetano, siamo ormai abituati a vedergli cambiare ruolo più volte nel corso della partita, e anche lui, devo dire, è stato importante, ha innescato il secondo gol, che è stato di un'importanza che è difficile esagerare, e quindi anche lui sicuramente è nel lato della lavagna dei buoni. Dei promossi. Simone, parlava Giovanni del fatto che Di Carmine si è sbloccato. Quanto è importante per lui e per la Cremonese? Ma lui arrivava da un anno in cui non ha segnato, e per un attaccante, l'ha anche dichiarato a fine partita, sappiamo bene quanto conti andare in gol. Arrivava anche dal doppio errore di Parma, che secondo me comunque aveva creato qualche difficoltà ulteriore nell'inserimento del ragazzo nel gruppo. È arrivato un gol fondamentale sia per la Cremonese in quel momento, insomma, in cui c'era anche un po' di sofferenza, ed è arrivato un gol importantissimo per lui, che secondo me adesso cavalcherà l'onda di questo entusiasmo. Ha sentito tanto affetto da parte dei tifosi innanzitutto, perché ero allo stadio quando ha segnato Di Carmine, hanno esultato il doppio, nel senso che proprio c'era la voglia di vedere andare a segno un ragazzo che comunque si sta impegnando tanto, non aveva ancora trovato la via del gol. E io insisto tanto su Di Carmine, ho insistito anche quando ho sbagliato il doppio rigore, perché secondo me è un attaccante, intanto che seguo da anni, quindi so quanto vale, e è un ragazzo che si sbatte tanto in campo, che anche quando è entrato si è sacrificato molto anche nel gioco sporco, è stato importante nel tenere su palla, nonostante comunque abbiamo visto quanto fossero fisici i difensori della Ternana e quanto avesse sofferto Vido nel primo tempo. E poi andando in gol, secondo me può veramente essere quel giocatore che ti fa fare il salto di qualità, perché con un Di Carmine in forma che si integra al meglio all'interno dell'ambiente cremonese, tu hai un attaccante che potenzialmente la doppia cifra te la può fare in Serie B, e insomma questo può avere un peso importante nella corsa tanta poi roba, insomma. Sì, nella corsa poi speriamo playoff o di più, chi lo sa, comunque può avere un peso importante. Siete autorizzati ad ogni gesto scaramantico. Allora, c'è qualche problema con WhatsApp, ma non è colpa nostra, perché sono problemi che ci sono in Italia, non solo, un po' in tutto il mondo in questo momento. Se volete mandarci i messaggi, però affidatevi ai buono, caro, vecchio SMS, quello ci arriva, giusto Anita? Giusto. So che anche tu hai visto e seguito la partita, che idea ti sei fatta su questa vittoria? Ma secondo me hanno giocato molto bene durante il primo tempo, e il secondo tempo hanno subito un po' di più, ma hanno sicuramente gestito il campo e anche segnare nel momento giusto. Gol che è arrivato, come abbiamo perfetto, detto, nel momento giusto, ma sentiamo che cosa ne pensa invece, come ha commentato la partita, il mister Fabio Pecchia. Sì, è una prova impegnativa,
complicata. È vero, abbiamo fatto gol in momenti dove c'era meno spinta da parte nostra, però abbiamo creato tantissimo nella parte in cui abbiamo creato, abbiamo giocato alla grande. Abbiamo perso il campo, quando perdi il campo alla fine sì, non è tanto il modulo. E loro sono venuti, sono usciti con energia, ripeto, è una squadra di qualità, una squadra forte che ha dimostrato il suo valore, quindi un po' l'abbiamo subita, abbiamo provato a cambiare nella disposizione del centrocampo, però poi alla fine senza veramente contrastare la spinta della Vernale. Marco Carnesecchi, il mister quando diceva abbiamo perso un po' di campo si riferiva al secondo tempo. Sembra che al mister non sia piaciuto questo secondo tempo. Vi ha detto qualcosa negli spogliatoi, ha detto qualcosa alla squadra? Tu come l'hai vista la partita dalla tribuna? No, allora sinceramente il secondo tempo sei in vantaggio 1-0, è normale anche concedere un po' di più all'avversario, perché tendi, come qualsiasi tipo di gioco e di squadra, tende a abbassarsi un po' e perdere un po' di campo. Poi dopo è giusto analizzare in una maniera con cui lo fai. Se lo fai sempre con continuità e con l'aggressività di prendere il pallone e attaccare in contropiede è un conto. Se lo fai con comunque senza voglia di difenderti e con le unghie e con i denti, dopo inizia a essere pericoloso, perché una volta che si subisce l'1-1, dopo devi tornare in partita, è molto difficile. Quindi secondo me la prestazione c'è stata della squadra. Quindi non avendo subito gol è un passo in avanti per noi, che ci aiuta comunque a prendere fiducia, a capire che siamo forti, e è una bellissima squadra, è un bellissimo gruppo che può comunque dire la sua. Hai sottolineato un aspetto insomma che è molto caro a voi portieri, il fatto e ai difensori, di non solo aver fatto due gol ma anche di non averne presi. No, beh, è sicuramente importante. Per il portiere, penso, per la linea difensiva non subire gol sia il massimo voto che può ricevere in una partita, quindi è stata una prova molto importante, anche perché la Ternana in fase offensiva è molto pericolosa, avendo qualità davanti e grandi giocatori contropiedisti, quindi abbiamo fatto una grande prova, soprattutto anche quando la partita stava 0-0, facendo delle ottime preventive e gestendo bene la parte del campo avversaria, giocando nei 50 metri degli avversari. Poi dopo il secondo tempo, secondo me è giusto, è un po' normale anche abbassarsi, poi comunque il primo gol che hanno fatto era annullato, giustamente l'hanno annullato con un fallo netto su Valzania, e quindi penso che 2-0 sia giusto, anche perché abbiamo creato veramente tanto nel primo tempo. Perfetto, questo era il commento sulla partita di Marco Carnesecchi. Sentiremo ancora il portiere della Cremonese e vedremo ancora i gol della Serie B. Abbiamo tanta carne al fuoco, prima però ci prendiamo una piccolissima pausa. A dopo, non andate via. Ben ritrovati, questo è il Grigio e il Rosso, è arrivato il momento della tradizionale, consueta rubrica del nostro Giovanni Ratti per vedere il suo commento sulla partita, la partita ai Ratti X. Piacciono le attrazioni da Luna Park estremo, quelle che ogni tanto tu e il tuo stomaco state in due posti diversi, quelle che non capisci più se quello che senti battere come un tamburo è il tuo cuore o quello di qualcun altro. Ma che Gardaland, risparmi a strada ed evita le code, vieni a Ziniland. Ami le sensazioni forti, le emozioni mozzafiato, fidati, il buon vecchio gioco del pallone può ancora far sembrare l'ottovolante noioso come un solitario con le carte. Prendi sabato per esempio, sotto il risultato un 2-0 dall'aria tranquilla c'è un pomeriggio spericolato, con dentro più avventura, più azione che nell'ultimo film di 007. Senza casta Fagioli al posto di primo pilota e non vedeva l'ora, buon aiuto gioca a fare mandrache e per la cronaca finirà per esagerare. Pecchia inventa Vido centroboa ma di Raminga, il ragazzo ha tante qualità ma gli manca il fisico del ruolo.
Lacrimo ha il gol sulla punta della lingua ma non le viene, e allora la Ternana, che aveva incominciato tenendo giù la testa, viene fuori dal guscio e noi cogliamo l'occasione per scoprire le qualità un po' naif ma efficaci di Sar nel ruolo di vice Carnesecchi. Poi però, sai come il pallone, gli piace fare l'originale, così il gol arriva quando non te lo aspetti più, almeno nel primo tempo. A Zanimacchia riesce un tiro così secco e preciso che il portiere si evita il disturbo di provare ad acchiapparlo. A metà strada Pecchia mette Di Carmine e anche Balzania per Bartolomei, autore di un solido primo tempo, ma la Ternana ha deciso di fare le prove generali dei costumi da Halloween e per la Cremo la partita diventa un salone degli spaventi fin troppo realistico. Meno male che l'arbitro che c'è ma non si vede cancella il gol di Palumbo, e avanti di questo passo mi toccherà smettere di parlar male del VAR. Poi arriva il momento dell'indovinello. Qual è quella cosa che non è un gol ma vale come un gol? Se non lo sai, chiedi a Sernicola. Come quando da bambini si giocava in cortile, per mezz'oretta le due squadre vanno avanti a bisticciare su chi fa il cacciatore e chi fa la selvaggina, finché un contropiede fatto finalmente come si deve toglie un grosso peso dallo stomaco a tutti, a Di Carmine, che torna al gol dopo una doppietta alla SPAL invecchiata 14 mesi come una forma di grana, a Pecchia, che a furia di giocare al piccolo chimico finirà per trovare la formula perfetta, e al tifoso, che smonta dalla giostra infernale un po' sottosopra ma tutto contento. Insomma, credo di averti dato un'idea di cosa ti devi aspettare se prendi un biglietto per Zeniland. Adesso si chiude per ferie ma torniamo subito, e dimenticavo, a Zeniland respiri anche l'aria buona dell'alta classifica e quella è gratis. Allora, come sempre, complimenti al nostro Giovanni Ratti. Vado da Luciano Cesini. Zeniland l'ha ribattezzato il nostro Giovanni. Beh, di emozioni effettivamente uno dice bene, 2-0, ma il risultato sembra netto, lo è alla fine, ma di emozioni, di capovolgimenti di fronti, ci sono stati momenti in cui la Cremonese aveva la padronanza del campo, in momenti in cui ha sofferto, ci sono stati degli episodi, insomma c'è stato tante emozioni, una vera e propria altalena di emozioni, no? Prima complimenti a Giovanni per l'analisi tecnico-tattica e letterale, anche per come l'ha scritta, insomma, no? Dopo sono d'accordo con te, la partita, tutti ci domandiamo che partita sarà, siamo lì che la guardiamo e abbiamo visto una buona Cremonese, nessuno si aspettava questa situazione che abbiamo visto poi nel corso della seconda parte della partita. Però anche queste ci possono stare, insomma non è che in campo ci sei solo tu, ci sono gli avversari, ci sono tante situazioni da definire e non sempre puoi rimediare e far tutto perfetto, insomma, ecco. Certo, qualche domanda ce la siamo fatta noi, no? Perché è successo questa cosa nel secondo tempo, ecco, quindi da fuori c'è un calo atletico, c'è un calo mentale. Chi gioca al posto di un altro non riesce a entrare nella partita, meno personalità, meno situazioni di dominare, comandare il gioco, insomma, ecco, perché un po' è subito, ecco, non ce l'aspettavamo tutto sommato un secondo tempo così, però alla fine in queste difficoltà, mi ripeto, determinazione, carattere e la qualità dei giocatori, il portiere, i difensori hanno fatto sì che tutto sommato l'abbiamo portato a casa con un bel risultato che uno vede poi il 2-0. Pensa anche che non ci siano state difficoltà, ecco, e quindi da qui prendiamo la spinta per andare avanti per le prossime partite impegnative e importanti per la classifica, e che ci chiariranno cosa può essere la Cremonese. Saranno, ecco, delle prove di maturità. Marco, vengo da te. Beh, la prova perfetta da 90 minuti, insomma, neanche il Real Madrid, insomma, esatto. È anche normale che nel secondo tempo si sia sofferto un po', perché naturalmente è venuto fuori anche l'orgoglio della Ternana che cercava il pareggio. Lo stesso Pecchia ha detto: noi abbiamo fatto bene quei primi 30 minuti, dobbiamo cercare di far sì che quei 30 minuti diventino 40, 45, sempre di più. Cioè, l'obiettivo è quello, insomma, migliorare in quel senso. Secondo, il nostro progetto comunque è diventare una squadra competitiva a tutti i livelli, tutti i minuti della partita, senza che si arrivi a soffrire tanto per più di 60-70 minuti, perché dopo inizia a essere veramente una partita impegnativa che ti toglie un sacco di energie.
quindi stiamo cercando di allenarci sempre di più, sempre più, come posso dire, sempre più forte per cercare di creare qualcosa di importante. Però c'è anche da dire che bisogna dire che ci sono in campo gli avversari, è che chiaro, comunque non vogliono abbattersi solamente perché giocano fuori casa, solamente perché stanno perdendo la partita, quindi è normale che ci sia un po' di sofferenza secondo me nel secondo tempo, e come giusto che sia bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita secondo me. E a proposito della reazione della Ternana, subito pronti via il gol, erano riusciti a farlo, era un gol che poteva valere il pareggio, i ragazzi di Lucarelli, è arrivato in soccorso della Cremonese il VAR. Allora andiamo a rivedere l'episodio del gol annullato e qua lo faccio commentare a Simone Guarnaccia. L'arbitro non lo aveva visto, lo ha visto il VAR, questo fallo di Proietti su Valzania che vediamo lì a terra, è andato a rivederselo e eccolo qua il fallo e il gol è stato annullato. Sei d'accordo Simone? Beh, il fallo penso è netto. Che ci sia poco da dire. Sì, c'è poco da commentare, era netto anche live a dire la verità ed eravamo un po' più lontani dell'arbitro, dalla tribuna, però mi rendo anche conto che l'arbitro in questa fase, in questo momento storico, tenda il meno possibile ad esporsi, perché chiaramente se tu vai a fischiare il fallo in quel momento ti rimane sempre il beneficio del dubbio, no? Che magari poi ti lascia proseguire l'azione, tu lasci proseguire l'azione e poi tanto interviene il VAR. Da un lato devo essere sincero, lo posso anche comprendere come tipo di atteggiamento, perché eviti ancora di più il rischio. Poi il fallo oggettivamente è netto, il cartellino giallo è netto, e sinceramente ne eravamo anche abbastanza certi live, sia dalla tribuna ma anche per chi ha seguito la partita dalla televisione, insomma. Il contatto mi pare piuttosto evidente anche da cartellino. Tu Anita, che idea ti sei fatta su questo fallo? Ma, anche secondo me era assolutamente fallo, ma l'avevamo capito subito anche in diretta, come ha detto appunto Simone, e ha fatto bene il VAR a richiamare l'attenzione dell'arbitro, e se non sbaglio è già la seconda volta che il VAR ci sta aiutando. Esatto, con anche Vicenza, esatto, anche a Vicenza il fallo di mano. Dunque sono due partite, Giovanni, dovrai convertirti al VAR, perché sono due partite che il VAR ci dà una mano. Sono due, ricordiamo a Vicenza il rigore assegnato con il VAR. Sì, io non so se Di Carmine è tanto d'accordo con l'assegnazione di quel rigore, però devo dire che secondo me senza il VAR l'arbitro avrebbe fischiato quel fallo. Secondo me era abbastanza evidente, ecco, adesso gli arbitri lasciano correre, tanto c'è sempre il salvagente del VAR, ecco. Però il fallo mi sembrava piuttosto evidente, ecco. Anche per il metro arbitrale di questi anni, che non mi trova troppo d'accordo, a me sembra che gli arbitri fischino a volte un pochino poco, il che fra l'altro non fa molto il gioco della Cremonese, che è una squadra molto tecnica e meno magari fisica, meno esperta, meno smaliziata di altre. Allora è arrivato il momento di prenderci un'altra piccolissima pausa, dopo torneremo con uno sguardo a 360 gradi più completo su tutta la settima giornata, su tutta la Serie B, vedremo anche un po' di gol, quindi non andate via. Buonasera, di nuovo ben ritrovati al Grigio e Rosso, e allora è il momento di andare a vedere assieme ad Anita i risultati della settima giornata del campionato di Serie B. Allora Marco, si è completato ieri il settimo turno del campionato di Serie B, che ha visto con la vittoria della Cremonese sulla Ternana 2-0 portare la Cremonese seconda in classifica. Ma ad aprire la giornata è stata Lecce-Monza, con la vittoria appunto del Lecce sul Monza 3-0. Crotone-Ascoli finisce 2-2. Il Cittadella vince in casa del Frosinone 1-0. L'Alessandria conquista i primi tre punti del campionato battendo il Cosenza 1-0 e si conferma in vetta il Pisa, che vince 2-0 con la Regina. Spal Parma pareggiano 2-2, sconfitta inaspettata per il Brescia, che perde in casa con il Como 4-2, scalando così in classifica al terzo posto. Prima vittoria di campionato per il Vicenza 4-2 con il Pordenone, e nessuna rete tra Benevento e Perugia. E alla luce di questi risultati, che cosa dice la classifica? Una classifica bellissima da vedere per la Cremonese in questo momento.
Direi proprio di sì, con il risultato della settima giornata di campionato, però rimane in vetta alla classifica il Pisa con 19 punti, da sola al secondo posto c'è la Cremonese, quota 15, il Brescia in coabitazione con il Lecce al terzo posto a quota 14, Ascoli 13, inseguono poi il Benevento e Cittadella quota 12, Frosinone, Perugia, Regina, Cosenza quota 10, un solo punto per il Pordenone e i primi 3 punti per il Vicenza. Allora Marco, lo so, sono 7 giornate, sono davvero poche, pochissime, però insomma vedersi lì da soli al secondo posto fa un bel effetto, o no? No, sicuramente ci riempie di fiducia, di autostima, e ci fa lavorare bene, ci fa vivere meglio le giornate, ci fa amare di più, però dobbiamo capire che sono 7 partite, manca davvero, davvero tanto, abbiamo appena iniziato, ancora molte squadre si devono quadrare, quindi sarà veramente lunga. Noi pensiamo solamente in questo momento, come gruppo possiamo fare meglio dell'anno scorso, da quando è stata la nuova generazione, quindi da gennaio in poi cerchiamo solamente di fare meglio partita dopo partita e passo dopo passo, quindi ora rimaniamo con i piedi per terra e lavoriamo con grande entusiasmo, ma anche con grande umiltà, con grande determinazione, e dobbiamo solamente continuare così e non magari sedersi sugli allori, come si dice, e continuare a lavorare bene, come ho già detto, e niente, rimanere sereni, tranquilli e capire che se siamo lì un motivo c'è, però rimanere anche molto umili. Giovanni, se andiamo a rivedere magari con l'aiuto della grafica, se la regia ce la può mandare, i risultati, c'è qualche risultato che ti ha colpito in modo o sorpreso in modo particolare per quanto riguarda questa settima giornata? Beh, per fortuna c'è il risultato del Brescia, di Monpiano, che ha colpito più il Brescia che me, se no sarei steso in terra. Anche l'altro 4-2 con Vicenza, che sorpassa il mini sorpasso del Vicenza nei confronti del Pordenone in coda, ma anche la vittoria del Cittadella Frosinone. Cittadella si conferma animale da playoff, e la resilienza dell'Ascoli, che comunque è andato a Crotone a portare via un punto abbastanza importante, raggiunto tra l'altro in pieno recupero. Simone, sì, l'Ascoli, anche guardando un po' le occasioni che ci sono state nel corso della partita, insomma, deve essere ben felice di essere uscita con un punto. Poi chiaramente la partita è stata condizionata dal rosso a Canestrelli, che prima ha fatto doppietta, ha fatto tutto lui, ha fatto doppietta poi si è fatto espellere, e quindi chiaramente poi l'Ascoli davanti a tanta qualità. Il Crotone, peccato per il Crotone, perché comunque non ha ancora ottenuto i primi 3 punti della stagione nonostante abbia una rosa importante, e diciamo che sabato ha avuto un'occasione gigantesca per portarli a casa. D'Ascoli ha dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra, perché non ha mollato fino alla fine, è riuscita a strappare un punto importante. E poi, riguardando anche un po' la classifica, insomma, balza all'occhio la risalita del Lecce, che insomma, lì volevo arrivare. Sulla qualità della rosa abbiamo poco da discutere, però non convinceva tanto sotto il profilo del gioco. Probabilmente doveva un attimino prendere i meccanismi del nuovo tecnico, perché comunque ha cambiato in panchina ed è stato un cambio importante, e ora insomma i meccanismi invece sono ben oleati. Davanti stanno volando Di Mariano, Coda, Strefezza, dall'altra parte insomma notte fonda per il Monza, perché sinceramente non mi sarei aspettato un tipo di classifica di questo tipo. Mi aspetto comunque che Monza, Parma e Spal, insomma, non ricoprano questo ruolo di insomma di seconda, di parte destra della classifica. Sono formazioni troppo importanti per, insomma, per ricoprire quella zona di classifica. Di contro ci sono tante squadre che magari sono partite meglio, tendenzialmente potrebbero aver fatto anche un tipo di preparazione che ti fa partire forte e poi dopo le paghi più avanti. Sì, beh, può essere anche quello, insomma, come lo abbiamo detto anche con Marco, 7 giornate sono poche, però Luciano, consentimi una riflessione: i risultati che sta ottenendo, anzi che non stanno arrivando per il Monza, per il Parma, ci fa capire che la Serie B in generale è un campionato in cui nulla è scontato, ma come sempre vale la regola che, anzi non vale la regola che i nomi, gli investimenti, i soldi spesi equivalgono ai risultati ottenuti, giusto? Sì, anche noi ce ne intendiamo un po' di queste cose negli anni passati, no? Però sicuramente, diciamo, sono sorpreso soprattutto dal Monza, perché non è che ha cambiato squadra al 100%,
e poi ha preso un allenatore esperto per la categoria, che conosce l'ambiente, in sintonia per il suo passato al Milan con la dirigenza, quindi ci dovrebbero essere tutti gli elementi per far sì che questa squadra decollasse. Però probabilmente non riesce ancora Stroppa a prendere in mano la situazione, a trovare una base di organico c'erano sulla quale lavorare. C'erano delle assenze importanti con Lecce, perché non c'era Dani Mota, se non mi sbaglio. Sì, d'accordo, però tutti in Serie B hanno qualche assenza, con la rosa che è al Monza non credo che sia un problema fondamentale. E invece il Parma ha qualche problemino diverso, secondo me. Una squadra molto rinnovata, con tanti giovani stranieri e con un allenatore sul quale io ci metto un punto di domanda, perché non è che viene da esperienze come Stroppa, è un allenatore che deve costruirsi ancora. È un po' una scommessa. Ecco, e quindi certamente è un allenatore che ha rischiato parecchio, perché la fase difensiva, l'abbiamo già detto anche in altre trasmissioni, la fa sempre in qualche modo, insomma, e anche qui è stato dimostrato che alla fine 2-0, 2-2, insomma, ecco, quindi sono squadre che hanno qualche problemino, non sono lì per caso. E allora adesso è arrivato il momento di vederci i 5 gol più belli di questa settima giornata. Marco Carnesecchi, sei d'accordo sulle nostre scelte? Avresti premiato magari di più un tuo compagno di nazionale come Colombo? Allora, sinceramente il gol di Lorenzo è stato veramente bello. Puoi segnarlo comunque al capo dei portieri. A Buffon. Al padrone del ruolo, è sicuramente un gol molto importante. Poi al 2-2 nel minutaggio, mi sembra il 90esimo adesso. È stato veramente un gran gol, quello di nostro compagno comunque Zanimacchia è anche stato un gran gol di prima, non è mai facile calciare così pulito, però penso che anche il gol di Ripardo che... Lì abbiamo premiato un po' tutta l'azione, esatto, anche l'assist di tacco. Un susseguirsi di cose e poi con una conclusione finale molto importante, perché è stata molto veloce col piede non abile e secondo me dai la classifica andava giusta così. Ascolta, adesso c'è Anita che ha qualche messaggio, giusto? Sì, Mauro, nonostante i problemi tecnici di WhatsApp ci stanno arrivando gli comunque SMS. Comunque arrivando dei messaggi, esatto. Uno per Marco: Marco sei il migliore, una tifosa grigio-rossa. Ecco, grazie mille. E poi complimenti anche alla società e Stewart per la gestione di spettatori in sicurezza. Bene. Da ringraziare anche lui. E adesso ci rimane un po' di tempo prima della prossima pausa per andare con il nostro Simone Guarnaccia a vedere la nostra top 11, magnifici 11 di questa giornata, perché ci sono nel 3-4-3 che hai scelto, giusto? Il sistema, sì, esatto, di gioco è questo, addirittura due giocatori della Cremonese. Sì, in questa giornata abbiamo premiati due. Allora, in porta Paleari, perché ha fatto un intervento fondamentale contro il Perugia. Non ne abbiamo parlato tanto prima, ma il Benevento ha sofferto parecchio, uno 0-0 abbastanza Perugia, bugiardo. Sì. Ne parleremo quando parleremo della prossima avversaria. Esatto, e Paleari è stato fondamentale e poi io lo reputo uno dei migliori in Serie B e potrebbe fare là tranquillamente. Sernicola ha fatto
un'ottima partita, poi ha fatto quel salvataggio che vale quanto un gol, quindi l'abbiamo premiato. Di Gennaro in gol, prima vittoria per l'Alessandria contro il Cosenza, tre punti fondamentali anche perché c'era grosso entusiasmo intorno al Cosenza, e invece l'Alessandria è stata brava nello sfruttare anche secondo me un po' di leggerezza mentale del Cosenza che ha fatto una brutta partita. Canestrelli, ne abbiamo parlato prima, ha fatto tutto lui a Crotone, doppietta. Poi Rosso, fa niente, lo premiamo lo stesso. Vasquez, altro nazionale under 21, no? Tra l'altro abbiamo qui uno in studio, esatto. Vai. Poi Vasquez e Viviani sono andati entrambi in gol nella sfida, nel big match tra Spal e Parma. Due gol importanti in maniera differente, quello di Viviani, insomma, c'è stata anche quella deviazione su calcio di punizione, però è stato comunque il gol che ha rimesso in partita la Spal. Poi Bellemo ha fatto un bel gol, fondamentale più che bello, a Brescia, è stato abile nel farsi trovare in area di rigore e non era scontato, il tuffo di testa che lui fa di ruolo il centrocampista centrale, tra l'altro anche abbastanza difensivo. Di Pardo ne abbiamo parlato prima, ha fatto un gran gol e anche qui lo inseriamo più che altro per l'assist di Dio, che finalmente ha fatto vedere un lampo del Dio che conoscevamo. Chissà che la cura Brocchi possa, insomma, rimetterlo un pochino in pista. Di Mariano ormai anche lui è diventato un fedelissimo della top 11, ha fatto un'altra grande prestazione, ancora in gol, ma bene o male tutto il tridente del Lecce potevamo mettere dentro la top 11. Strefezza, comunque anche Coda, insomma, segnano e giocano bene, è proprio un bel tridente. Di Carmine, anche qui ne abbiamo parlato prima, più che per la bellezza del gol in sé, è proprio per l'importanza che ha avuto sia per lui, sia per la Cremonese, sia per il risultato, quindi insomma una serie di fattori che ce lo fanno inserire in questa top 11. E l'ultimo è Okonkwo, che ha siglato il quarto gol consecutivo, ecco, in Serie B. Tra l'altro, possiamo anche essere onesti, ne ha sbagliati anche quattro in questa partita, però insomma alla fine la partita finisce 1-0 con un suo gol, e quindi è giusto premiarlo, un ragazzo che sta facendo molto bene. Però sta facendo bene, Luciano, io ti voglio proprio chiedere un parere su Okonkwo, perché riguardo gli attaccanti si sta parlando molto, e giustamente anche, di Lucca, di Mulattieri, forse si sta parlando troppo poco di questo ragazzo del Cittadella, di Okonkwo, che fa anche dei gol, devo dire, non facili, sempre tiri ad incrociare, diagonali che si infilano nell'angolino, un bel attaccante. Cittadella che si conferma, mosse si cambia, ma le mosse sono sempre azzeccate, là davanti, non solo. Sì, il direttore sportivo Marchetti riesce sempre a fare questo lavoro, pescando dal basso sempre. E Okonkwo lo vediamo in tutte le gare del campionato, è un attaccante che ha... Non riesco a trovargli difetti, perché veloce, mobile, fa l'uomo d'area, ma fa anche quello che prende la palla a 30 o 40 metri dalla porta e non lo fermi più, quindi non è il giocatore d'area al quale devi mettere cross in mezzo o altre cose, è uno che può far gol sullo spunto individuale, che può far gol sul gioco che la squadra crea e lui è pronto, è un giocatore molto molto importante, e quando vedo queste cose dico: ma cavolo, perché non l'abbiamo preso noi a Cremona? Però lo dici spesso, non è che possiamo prenderli tutti. No, va bene, ci vediamo tra pochissimo per il rush finale del Grigio e Rosso, a dopo. Ben ritrovati al Grigio Rosso. Abbiamo parlato tanto, è doveroso, del nostro ospite Marco Carnesecchi. Non abbiamo parlato di Sar, della sua bella prova. Insomma, non facile sostituire e non far ripiangere il nostro Marco. Marco, tu come l'hai visto dalla tribuna, il tuo collega? Ho visto molto bene, anche perché era una partita molto difficile. L'esordio con comunque una nuova maglia, è arrivato non... prima del ritiro, è arrivato dopo il ritiro, quindi era molto difficile secondo me fare una prestazione come la sua. Poi dopo gli faccio i complimenti anche qua, gli ho fatti anche dopo la partita, ma faccio i complimenti anche qua perché ha fatto una gran prestazione secondo me, nonostante appunto essendo l'esordio e essendosi da soffrire, secondo me ha fatto una gran partita aiutando i difensori sulle palle alte, dando sicurezza al reparto, e comunque complimenti a lui. Tu Giovanni come l'hai visto? Beh, ci mettiamo dentro anche la partita di Vicenza in cui ho dovuto entrare a freddo. Certo, quando, ad essere sinceri, quando Canesecchi si è fatto male, entra questo ragazzo che non avevamo ancora visto all'opera
alla Cremonese mi avessero detto: scommetti sul fatto che con Vicenza e Ternana non prendiamo gol, non so se avrei scommesso una gran cifra. E invece devo dire che il ragazzo mi è piaciuto subito quell'uscita bassa, mi pare su Pettinari o forse su Falletti, sul 17 della Ternana. Che ha fatto sembrare facile perché è uscito con grande calma, insomma, con uno che si presenta da solo davanti. Dopo nel secondo tempo è stato un po' meno olimpico quando ha fatto quell'uscita di testa, diciamo. Sì, ma voleva regalare un momento di gloria a Cernicola, è tutto calcolato. Esatto, l'ha fatto per Cernicola che l'ha salvata sulla linea. Abbiamo una foto che abbiamo rubato dal profilo Instagram tuo, non ce ne vorrai, no. Marco Carnesecchi, che ti ritrae in nazionale, perché purtroppo questo infortunio, questa è una bellissima foto, vestire la maglia della nazionale, ti chiedo innanzitutto che emozioni si prova a giocare un europeo con la maglia della nazionale, e quanto ti rode non poter rispondere a questa convocazione per le qualificazioni agli europei, visto il tuo infortunio, insomma. No, allora, c'è tanto rammarico non poter essere là con i miei compagni in questo momento a preparare la partita contro due squadre comunque molto, molto impegnative, però c'è anche da dire che comunque non sto bene, quindi andrei solamente a rischiare di peggiorare la situazione e non vorrei comunque peggiorarla, e penso che comunque siano comunque coperti, messi bene per portare a casa due vittorie. E poi penso che vestire la maglia azzurra sia il sogno di qualsiasi ragazzo. Puoi giocare appunto in europeo Under 21 con certi giocatori in campo. Diciamo che vediamo davanti a te Tonali. Cioè... Poi c'è Cutrone, Gabbia, Scamacca, Maggiore, Marchista, giocatori Zappa, giocatori di Serie A. Quindi è stata veramente un'emozione. Poi si è conclusa bene, ma non benissimo. Però siamo rimasti contenti e stavamo adesso appunto creando un percorso per questo biennio dove ci sono un sacco di ragazzi nuovi e dove bisogna mettere in riga la nostra strada, fare un binario e poterla seguire tutti insieme per creare appunto qualcosa di importante come si è creato l'anno scorso comunque. E vi tiene d'occhio molto bene il CT della Nazionale Under 21, Nicolato, anche l'altro giorno era qui... Presenza. Hai avuto modo a Cremona, al centro sportivo, avuto un modo di parlarci? Sì, sì, è venuto a trovarci, è venuto a vedere l'allenamento, poi abbiamo avuto anche tempo di fare due chiacchiere dove io ho dato conferma che facevo fatica a essere presente alla convocazione perché ho avuto appunto questo infortunio, però comunque gli ho fatto in bocca al lupo e gli ho detto di preparare meglio le partite perché sono due partite veramente importanti. E ricordiamo che con l'Under 21 non ci sarà Carnesecchi, ma ci saranno Ocoli e Fagioli, mentre con l'Under 20 è stato convocato dalle mura, quindi tanti grigiorossi che vestiranno l'azzurro. Vado da Anita per vedere assieme chi sarà il prossimo avversario della Cremonese. Bene, allora la prossima settimana, anzi questa settimana, ricordiamo che la Serie B si fermerà per gli impegni della Nazionale, ma la Cremonese scenderà in campo per l'ottava giornata di campionato domenica 17 alle 14 contro il Benevento. Il Benevento è in zona playoff con 12 punti, reduce da due pareggi con il Perugia e con il Como nelle ultime due giornate. Sarà anche uno dei primi tre impegni che metterà a dura prova la Cremonese e dopo appunto la pausa delle Nazionali. Ecco, lo vediamo allora, il trittico di fuoco, lo abbiamo chiamato così perché vado da Luciano, può essere considerata Cremonese seconda che riprenderà affrontando Benevento, Brescia, Pisa, la prova di maturità? Beh, certamente, anche se per certi versi con le grandi squadre abbiamo fatto sempre delle più o meno delle buone partite, insomma, no, sicuramente, no? Ecco, abbiamo forse fatto qualcosa meno con non squadre cosiddette big, ecco, e quindi da quel lato lì ovviamente queste partite ti caricano perché sono di un certo livello, quindi io mi aspetto una Cremonese, la Cremonese sarà sicuramente all'altezza delle partite impegnative, poi sono anche le altre che dicono oh, andiamo a giocare a Cremona, la quindi, seconda. Ecco, quindi... Tu come la vedi invece, Giovanni, scusami, questo trittico di fuoco in arrivo, queste tre partite dopo la sosta?
toglierei l'invece, perché è proprio un trittico di grande importanza. Rendiamoci conto che stiamo parlando in termini evolutivi di una Cremonese che è seconda in classifica. Noi diciamo è una squadra che deve ancora crescere, eccetera, e è seconda in classifica. Quindi sicuramente gli avversari saranno ben consci a loro volta, certo, di affrontare non una squadra che non è lì per caso. Vediamo assieme tutto il prossimo turno, poi c'è un messaggio che andremo a leggere. Va bene, allora la Cremonese appunto scenderà in campo domenica 17 contro il Benevento, seguiranno anche Parma, Monza e Cittadella Spal. Ma l'ottava giornata di campionato si aprirà sabato 16 con 7 match, tra questo anche gli impegni del Pisa sul campo del Crotone. Allora, problemi con WhatsApp, ma arrivano gli SMS, uno in particolare. Abbiamo una domanda per il nostro ospite Simone Guarnaccia. Buonasera, vorrei chiedere a Simone quali sono le sorprese positive di questa Cremonese. Marco da Club Grigiorosso Castelleone. Quali sono le sorprese secondo te? Ma in queste prime 7 giornate. Ma se parliamo di altre squadre o del proprio... No, della Cremonese, ah, della individualità, della mi sembra di aver esattamente, capito. Esattamente, sì. Ah, ok. Ma le sorprese, io vedo tante conferme rispetto all'anno scorso. Un ragazzo che dal vivo mi ha sorpreso tanto, sinceramente, che è la prima volta che lo vedo proprio allo stadio, è Fagioli. L'avevo visto già in un Juve-Genoa dello scorso anno in Coppa Italia, però non l'ho mai visto dal vivo. E mi ricorda un po'... Con i dovuti, sono le dovute proporzioni, il Verratti di Pescara, un giocatore davanti alla difesa che parte da regista e che secondo me più avanti potrà sviluppare il suo raggio d'azione qualche metro più avanti da interno. Mi ricorda tanto Verratti. Poi vabbè, oltre a Fagioli, insomma, altre sorprese. Cernicola per me è una super sorpresa perché sta tra facendo... uno di quelli più utilizzati. Uno dei più utilizzati, poi sta facendo bene, insomma, è sempre sicuro in fase difensiva. Ha fatto un salvataggio importante sabato. Sempre se vogliamo restare anche nell'orbita della fase difensiva, anche Ocoli comunque, insomma, sta facendo davvero bene. E anche lui dal vivo, insomma, poi riesce a vedere, secondo me, dei movimenti che magari dalla TV non riesci a notare più di tanto. Invece è un giocatore che, insomma, anche sabato... ha completamente azzerato, insomma, i pericoli nella sua zona. Quindi io direi Fagioli o Coli come due sorprese principali. Ci butterei dentro anche Zanimacchia perché si è fatto trovare pronto quando Baez... Anche di lui abbiamo parlato, non abbiamo parlato. Ha parlato poco, però insomma ha uno strappo importante. Gol. È molto tecnico anche in velocità, ha grossa applicazione tattica, nel senso che si sacrifica tanto anche per la squadra. Quindi anche Zanimacchia per me è sinceramente una sorpresa perché insomma non l'avevo mai visto così tanto nelle rotazioni insomma da titolare e quando invece è stato chiamato in causa ha fatto benissimo, quindi direi questi tre. Allora siamo ai saluti, prima un'ultima domanda a Marco, che settimana sarà per te, settimana di lavoro, di recupero? Sarà una settimana dove domani innanzitutto avrò la risonanza di controllo per vedere a che punto siamo con, in bocca al lupo, allora. Con la guarigione. Poi sarà una settimana di riprese, con calma, senza forzare troppo, senza andare oltre con il rischio di farsi male. Con equilibrio, speriamo di rientrare in campo verso il weekend, dopo prendersi i giorni liberi e di riposo, e poi cominciare la settimana prossima, settimana tipo, in campo con i compagni. Allora, un grosso in bocca al lupo e un ringraziamento per essere stato nostro ospite a Marco Carnesecchi. Grazie a voi. Come sempre, un ringraziamento ai nostri Giovanni Ratti, Luciano Cesini e Simone Guarnaccia. Grazie anche a te, Anita, Franzini. Vi ricordiamo che c'è la sosta per le nazionali, quindi il Grigio Rosso torna tra 2 settimane. Grazie, buona serata, buon proseguimento con i programmi di Cremona 1. Per vedere questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it.